Sul, Seimeps. E non. Bentornati nel mio canale, o benvenuti nel mio canale. Io sono Valuccia Sims e oggi siamo di nuovo qui, ragazzi, con un nuovo episodio del nostro progetto Share. Ebbene sì, ragazzi, il sole brilla alto in cielo e il gran giorno è arrivato finalmente. Vi informo subito però di una cosa. Alla fine ho posticipato l'evento, ragazzi. L'ho spostato alle 15, se non ricordo male. Perché sì, alle 11 effettivamente per i semmini, con i loro tempi, ragazzi, è veramente complicato. Anche perché mi serviva un po' più di tempo per fare delle cose. E quindi eccoci qua, davanti, ormai la nostra conosciutissima casa Share, con gli Share che sono appena arrivati, ragazzi, perché sì, ecco chi doveva arrivare a dare una mano alla nostra Lynette per sistemare il suo look. E notare una cosa, che Miko è veramente, ragazzi, un'amica preziosissima, perché non solo ha sistemato tutto quanto, ma sta anche facendo il bucato. Si tiene impegnata, ragazzi, l'aiuta come può, perché Lynette è felicissima perché ha visto che c'è il sole, ragazzi, quindi più In che teoria felice. loro Sono appena arrivati per dare manforte alla nostra Lynette. Guardate che fighi, ragazzi, fermi tutti. La nostra Claudette è meravigliosa, guardate in questo abito verde, ragazzi, spettacolare. E anche, voglio dire, ragazzi, proprio qua c'è proprio la musica che parte. No, scherzo, anche il nostro Christophe, ragazzi, veramente bellissimi entrambi. E sono qui tutti e due per dare manforte alla loro pargola. Bene, allora, dunque. Ovviamente lei appena li vedrà, ragazzi, li abbraccerà affettuosamente entrambi e secondo me farà anche loro dei complimenti, li adulerà, dirà: mamma mia, siete bellissimi, grazie, grazie per essere venuti. E loro: beh, ma sei nostra figlia, che ci mancherebbe pure, ma tesoro, non devi ringraziarci. Però lei, ragazzi, sta proprio in panico in questo momento, quindi anche la cosa più ovvia per lei diventa complicata. Guardate, ragazzi, è veramente tanto, ma tanto felice di poter condividere questo momento con loro, ragazzi, che non è poi così scontato in realtà, perché i nostri viaggiano molto spesso, quindi spesso sono fuori città. E lei è contenta comunque, che fatalità, in questo momento i loro impegni sono un pochino, come dire, no? C'è un attimo di respiro, mettiamola in questo modo. Mamma, ti rendi conto? Sto per sposare il mio tesoro inestimabile, il mio Harvey. Oh, tesoro, veramente, guarda, ci pensavo giusto ieri sera, quando eravamo. Ti ricordi quando eri piccolina e dipingevi con il tuo papà? Sembra solo ieri, vero? Ah, per una madre rendersi conto che i figli crescono così in fretta può essere doloroso. Lo so, mamma, ma lo sai, io non ho mai perso tempo a prendere mosche. Beh, anche per un padre può essere doloroso, eh? Beh, in effetti sì, salutalo tuo padre, dai. Vai a salutarlo, poveretto. Papà, tu sarai sempre comunque l'unico uomo della mia vita? Ah, queste sono cose che si dicono a un padre. Quella risata isterica. Ma lo so che in realtà non è vero. Oh, papà, dai, usciremo sempre insieme a mangiare tramezzini al formaggio grigliato. Essere sposata non cambierà nulla. E poi già condividevo con lui il cassettone. Però stai attenta. Ti parlo per esperienza personale. Dopo il matrimonio, tua madre si è trasformata in una specie di mostro dittatore. Prima non era così. Era una giovane donna, amabile, carina, dolce. Ma dopo aver messo la fede al dito, tutto è cambiato. Oh, papà, ma che cosa stai dicendo? E immagino Claudette. Christophe, caro, ti sento! Stavo dando giusto una sistemata in casa. Volevo rendermi utile almeno con le pulizie. Sa, non so nulla, ma no, ma sei un'amica preziosa. Lynette ci ha parlato tanto di te, caro amico. Quindi sì, caro amico, presentati con il papà anche. Fai una presentazione allegra. E poi sì, va bene. Sai, la nostra vita è come un po' un libro di avventure. Non è facile, non sempre riusciamo a essere presenti nella vita di Lynette. E quindi tu sei la famosissima amico. È un piacere per me conoscerti. Io sono il padre di Lynette, ma va? Non l'avrei mai detto. Beh, in effetti sì, insomma, no? Allora, facciamo una cosa. Perché, caro Christophe, tu ti farai due pere grandi, ma proprio tanto grandi, secondo me.
in questo momento. Perché sì, no? Anzi, dai, ti do il permesso di metterti davanti al computer, ok? Quindi sblocchiamo la porta. Dai, ti do il permesso. Andiamo tutti al piano di sopra perché, ragazzi, sì, è arrivato il momento. La nostra inizia a prepararsi perché è una preparazione, fidatevi, che voi direte alle 9 quando il matrimonio inizia alle 3. Perché sì, ragazzi, è una preparazione molto, molto lunga. Vai qui insieme. Perché la nostra, insomma, ha pensato a qualcosa di molto particolare. Vi faccio soltanto un piccolo spoiler. Vi concedo un piccolissimo spoiler. Quindi applica il trucco. Facciamo, oddio, gotici, no, verdi turchesi, argentei. Poi tanto, ragazzi, so io come l'ho già sistemato, il vestito è già pronto. Vai così. Vi anticipo, dicevo, soltanto una cosa, ovvero che la nostra, ragazzi, indosserà un doppio abito. Quindi lasciamola qui, con la mamma e la sua migliore amica, che immagino verranno qua, le consiglieranno. Allora, vedi? Vedete, eccola, già sta qui. Che l'aiuteranno a prepararsi. Intanto, ragazzi, i maschietti sono qua. Dunque, vediamo un po'. C'è il nostro che sta per preparare la colazione. Io, ragazzi, gli abbasso giusto un po' la fame perché vorrei che facessero colazione tutti insieme. Il nostro era tornato. Il nostro Jay è tornato dal jogging poco fa, quindi ora si sta facendo una doccia. E invece il promesso sposo, sì, si sta facendo una doccia riflessiva, ragazzi, perché ha bisogno di riflettere. Ovviamente è agitato, è emozionato, ragazzi. Non sta più nella pelle, lui non vede l'ora di sposarla. Lui si è preparato, ragazzi, no? Anzi, che si è svegliato perché, insomma, fortunatamente nessuno si è ubriacato. Però sono andati a letto molto tardi, ma sono tutti un po' elettrici, ragazzi, quindi non riescono a rilassarsi. E lui è qui, ha pensato: io preparo questa colazione in modo tale che, no, darà un'energia a tutti noi. Vediamo se lasci. Ok, ragazzi, questa tattica funziona. Ok, perché secondo me adesso, ragazzi, è proprio d'obbligo che gli amici cominceranno a chiedergli. Allora, hai la strizza, eh? Ma che pensi? Ci arrivi all'altare o scappi? Cose così. Soprattutto Jay, questa seconda parte. Non condividere le insicurezze perché in un giorno del genere, tesoro mio, non è proprio il caso. Quindi chiederà della sua giornata, magari. Allora si è emozionato per questa giornata? E poi gli farà un complimento sincero, anche un po' per incoraggiarlo. Comunque, guarda, hai dormito pochissimo, ma zero occhiaie proprio, eh? Zero occhiaie! Va benissimo! Hai un sorriso smagliante, mio caro! E lui, davvero non ho le occhiaie? Ma sì, credimi! E ti direi mai una bugia? Siamo amici? Beh, no, in effetti non mi diresti mai una bugia. Questi hanno i tamburi nel cervello. No, non hanno i tamburi nel cervello, perché? E lui, ovviamente, ragazzi, ovviamente il complimento del tipo, ma sì, ha proprio ragione, rallegralo anche, perché, insomma, devono cercare, no, di tirarlo su. E poi, ovviamente, ci sta la battuta, ragazzi, ovvero, più che raccontare barzellette, secondo me farà tipo aneddoto, tipo dirà: ve lo immaginate se Harvey tipo cade? Mentre percorre la navata? Ma guarda che quella lo fa la sposa. Ah, ok. Bene. Però, dai, non sarebbe divertente tipo se ti tirassi un pasticcino? La fetta di torta? Se ti tirassi una fetta di torta poi, dopo la cerimonia? Lui no, non sarebbe divertente. Ok, va bene. Mamma mia, non c'è bisogno di fare i dinosauri. Sarà un matrimonio fantastico. Andrà tutto bene, io lo so. Ma sì, ha ragione, guarda. È l'unica cosa vera che ha detto in tutto ciò. Bene, in effetti sì. L'unica cosa se sensata anche, direi. Lynette, ho saputo della. Perché magari lei manda un messaggino a lui dicendogli: allora come va? È tranquillo. Perché sono agitatissima. E secondo me, ragazzi, lui risponderà e dirà: sì, tutto a posto. Vai tranquilla. Perché comunque, ragazzi, la paura che magari lo sposo possa non presentarsi, direi che c'è, no? Il grande momento è arrivato, ragazzi, e noi siamo pronti a festeggiare. Ci troviamo sempre a Newcrest nel Garden Wedding Party creato da G Lovely 1. Io, ragazzi, ho modificato questo lotto, non ve lo voglio mostrare. Già da qua potete capire che è di uno splendore più unico che raro, ragazzi, perché è veramente bello. E andiamo a incominciare. Dunque, ragazzi, vediamo se riesco a mostrarvi bene tutto senza mostrarvi troppo. Allora,
Il lotto, fondamentalmente, non voglio combinare troppi casotti, poi ragazzi ve lo mostrerò meglio tanto mentre potrò farlo, fra virgolette, serenamente, però qui è dove i nostri si sposeranno. Qui sono stati sistemati tutti i tavoli, volendo si può servire il cibo, lì c'è l'angolino per il mixologo, qui ragazzi per ballare e poi vi dico che io a parte ragazzi ho creato questo. Ora non si vede bene purtroppo perché... Devo riprenderlo senza il tab, insomma, sistemarlo prima. Però ho creato, ecco qua il posto. Tanto poi vi ripeto, ve lo mostrerò meglio. Per l'angolino, ecco, dedicato appunto al catering. Qui c'è lo chef che sta preparando. E qui, ragazzi, ho sistemato dei bagnetti. Però ripeto, ora vi mostrerò tutto. Perché non voglio mostrarvi ancora bene bene tutto quanto? Perché voglio farvi vedere la sposa proprio all'ultimo. Prima, ragazzi, vorrei mostrarvi bene gli altri invitati. Quindi sto cercando di fare le riprese tattiche per non mostrarvela. Allora, questo è lo sposo. Lui ha scelto questo look particolarissimo, ragazzi. Perché, come potete vedere, non è elegantissimo, ma è proprio quello che voleva Linetto. Loro ne hanno parlato diverse volte. La loro è una cerimonia molto semplice, ragazzi, però anche molto bella perché poi vedete è molto ricco comunque questo posto a livello di dettagli, di fiori, di decorazioni. Quindi sì, lui, ragazzi, non lo so, l'ho amato appena l'ho visto vestito così, ho fatto delle prove, mi piaceva troppo. Poi Christophe, ragazzi, guardate in questo abito rosso, bellissimo, veramente molto elegante, senza gli occhiali. Vabbè, qua Madama ci cerchia. Cioè, Mirabella, ragazzi, ovviamente è tutta in oro. J'adore, praticamente. Sì, solo lei poteva conciarsi così. L'abbiamo già visto anche la nostra. Vabbè, loro li abbiamo visti, però ve li mostro di nuovo. La nostra Claudette. E ora io vorrei cercare di mostrarvi gli altri senza mostrarvi la sposa. Ce la farò, ragazzi, è un'impresa titanica, per me. Perché con questo capperetto di mouse, cioè più che altro scusate, la modalità tab, non voglio andare troppo veloce per evitare scatti, quindi scusatemi se vado lenta. Quindi poi abbiamo il papà di Harvey, sempre con queste occhiatacce, ragazzi. Ma mio figlio si sposa in questo luogo? Neanche in una chiesa? Lo so, tesoro. E infine, i testimoni dello sposo. Sono vestiti in modo identico, ragazzi. Poi ora li vedremo meglio. Eccoveli qua. Hai fatto la fusion con la sedia, mi fa tanto tanto piacere. Qui, ragazzi, ovviamente questi tizi non li ha invitati nessuno. Qui c'è l'angolino per no, la nostra pianista. E direi, ragazzi, che è il momento di iniziare. Ma Mico non so dove sia. Perché, sinceramente, io ho invitato tutti. Però qua spariscono, ragazzi. Allora, ne approfitto per mostrarvelo meglio. Eccolo qua. Non voglio farvi ancora vedere Linette, però guardate che spettacolo, che bello che è meraviglioso. E io ho creato questi due, ho messo questo perché io l'ho trasformato in un parco, ragazzi, quindi servivano per forza gli attrezzi per i bambini e io ho pensato di appendere sopra uno striscione in onore degli sposi, ecco, mettiamola così. E riprendendo lo stile del lotto, ho creato questo angolino, come vi dicevo, per il catering. Ecco, e questo qua perché non c'era la cucina, ragazzi, ovviamente, questo per i bagni, che ora vi mostro meglio perché vado a togliere le pareti, quindi ecco qua, questi, vabbè, pure il barbone, ragazzi, ho messo qua fuori anche delle panchine, bagni maschili, bagni femminili e questo è l'angolino appunto per il catering. Mi piace molto, ragazzi, sono soddisfatta, perché è una cosa semplice ma che rispecchia perfettamente lo stile di Linette. E ora so che state morendo di curiosità perché volete tutti vedere la sposa e potete già vederla qui, ragazzi. Pronti? Via! Ecco la nostra Linette, che sembra una dea, ragazzi, veramente. Io quando ho visto questo abito ho detto no, questo è per lei, con le farfalle. Così, ragazzi, questo braccialetto molto semplice. Ovviamente, ragazzi, ha fatto ricorso a delle extension, lisciati i capelli, ha fatto ricorso a delle extension. Un trucco, ragazzi, praticamente leggerissimo, quasi inesistente. E questa corona di fiori. Io, ragazzi, la trovo meravigliosa, vi giuro, la lascerei così sempre perché è stupenda. È stupenda anche normalmente, cioè come vestita di solito, però così, ragazzi, è meravigliosa. Fatemi sapere cosa ne pensate perché sono curiosissima. E questo, ragazzi, è Jay. Ovviamente vestito uguale da Kira, però con il codino, con la pettinatura, un po' i capelli tirati su così. Ora, se riuscissi a trovare Miko, ragazzi, perché mi piacerebbe tanto farvela vedere, in veste da damigella d'onore, ma io non la vedo.
Io quindi, ragazzi, non so se si è data, io non lo so, ma non può assolutamente accadere una cosa del genere, cioè che Miko non si presenta. Quindi possiamo fare in questo momento il raduno? Anzi, più che fare il raduno, scusate, ragazzi, ma faccio il gruppo. Azioni forma un gruppo, perché poi il Miko sta, vedete, c'è e sta anche nel gruppo di Harvey, ragazzi, ma io non riesco a capire dove sia. Però ora diamoci da fare. Il nostro sta parlando con gli ospiti, sta ringraziando tutti. La sposa si sa, si fa sempre un po' più desiderare, no? E ora, vabbè, ve lo posso mostrare proprio bene. Guardate che meraviglia il lotto. Ragazzi, è bellissimo, veramente lo adoro. Ve lo mostro anche così dall'alto. Io l'ho visto, è stato proprio amore a prima vista. Mi ha fatto troppo pensare a darvi a Linette, tutto così con tante piante. Io volevo proprio tipo un giardino, ragazzi. E quindi mi piace troppo, troppo, troppo. E lei farà un attimo una conversazione profonda perché dirà: io senza di te, Miko, ti ringrazio. E lui è qui, è venuto a. Sì, sei geloso perché sta parlando con lei? Datti una calmata. Lui, guardate che lo sposo sta aspettando. Figurati, tesoro, è il tuo grande giorno, è il tuo grande momento. Devi essere super felice. Ma nessuno vedrà la cerimonia, però, se continuiamo così. Quindi fai una cosa, Harvey. Per favore, riportali tutti qui. Vai qui insieme. Vai qui insieme. Tutta la sacra stirpe, dai. Linette, tesoro, vai anche tu. Basta chiacchierare con lei, dai. Vai qui insieme. Tutti qui. Immagino che stiano tutti qui, ragazzi. Dovrebbero qui esserci soltanto i testimoni, eh. Però vabbè, dai, pazienza. Si sono imbucati pure gente, ovviamente, che non c'entrava una mappa. Però si sa, è sempre così. Quindi forza, Linette. Harvey non l'ha vista, ragazzi. Secondo me quando la vede ha uno shock. Guardatelo. La sta proprio, ragazzi, fissando occhi solo per lei. Guardate come si guardano. Guardateli. Lui penserà, tipo, sei una dea e lei, oh mio Dio, sei dea di capelli, cioè, cose così. E fai che i promessi sposi si bacino e secondo me sì, lui non resiste, ragazzi, la vede e assolutamente deve baciarla per forza. Sei stupenda, amore mio. E lei, oh, tesoro, lo pensi davvero? Sono bella? Ti piaccio con i capelli più lunghi? Lunghi, corti, che differenza fa? Sta dicendo. Tu sei bella come una dea per me sempre, ma oggi sei veramente radiosa. Oh, ragazzi, quanto è dolce. E la stringe, ovvio che sì, ragazzi. Me la stringe che sì, non vedo l'ora. Le dirà, io non vedo l'ora di sposarti, Linette. Io ho atteso con ansia questo giorno. Hai dormito bene senza di me? E lui, beh, non è stata la stessa cosa. Anche tu mi sei mancato. Sì, ma ora sbrigatevi però, perché dovete sposarvi. Ora dai, amore mio. Andiamo a sposarci. E lei sì, non vedo l'ora. Ok, ragazzi, sono troppo belli, vi giuro. Li amo troppo. Sono veramente bellissimi, li adoro tantissimo. È una delle coppie, ragazzi, che amo in assoluto di più. Belli, mi piacciono veramente tantissimo. Allora, Oddio! eh sì, ragazzi, è il momento. Potresti smettere di fissare le luci e guardare la cerimonia, grazie. Oh, la stanno guardando, ragazzi, perfetto. Guardate, ragazzi, che meraviglia. È veramente uno spettacolo, ragazzi. Le fontane, le piante, i fiori, è meraviglioso. Io li sto bombardando di foto, ragazzi, vi chiedo scusa, ma come non potrei bombardarli di foto del resto? Ok, Harvey, io ti amerò per tutta la vita. Tra noi, magari è iniziato in modo strano. E anche se siamo molto diversi, se proveniamo da due mondi diversi, io non smetterò mai di amarti con tutto il cuore. E lui, Linette, tu mi hai fatto capire quanto sia importante non solo vivere la vita al massimo, ma con la persona che ami, quanto sia prezioso avere accanto quella persona, quell'unica persona, da qui, da oggi, all'eternità. Ragazzi, mi commuovo. Sono così belli. Scusate, io lo so che sono noiosa con queste foto, però ragazzi,
Sono ricordi, sono ricordi. E ora via il matrimonio. Mi dispiace solo che lui, che lei non possa ricambiare, mettendo comunque una fede al dito a lui, ragazzi. Questa è una cosa, lo dico a ogni matrimonio, mi piange il cuore tutte le volte che vedo che hanno tolto questa interazione, non capisco perché. È troppo triste. E sì, i nostri sono marito e moglie. E ovviamente ai genitori di Harvey, ragazzi, non è piaciuta questa cosa. Cioè, non c'è un prete? Non c'è... cos'è questo posto con i fiori? Ma dove siamo? Al mercato? No, non è piaciuta affatto. Guardateli però. Ma chi se ne frega dei tuoi genitori? Scusatemi, ma... L'importante è che loro siano felici. Che loro siano felici, ragazzi. E lo sono. Sono sposati. Finalmente sono marito e moglie. No, meglio, una bevanda effervescente alla frutta. Io immagino proprio cose molto, molto semplici. Mentre la nostra invece verrà qui. Balla, non puoi, perché? È necessario che ci sia della musica. Ma c'è della musica. Accendi. Facciamo... Brano estivo del momento, anche se non è estate, ragazzi. Regola il volume al minimo. E balla insieme, le ballerà con la sua, ovviamente, migliore amica. Forza! Oh, l'evento è d'oro, ragazzi, sono felicissima. Mi dispiace tanto per la torta, perché volevo che fosse tutto perfetto per loro, però, ragazzi, si sa com'è. Ai matrimoni simmici, ragazzi, non è una novità. Quindi, mio caro, vai! Stringere i net l'hai fatto anche prima, te lo sei dimenticato? E magari io sono sicura che lui ora farà la battuta con Akira e dirà: oh, mi raccomando, eh! Il prossimo, esprime ammirazione, mettiamola in questo modo. Il prossimo devi essere assolutamente tu, eh? E poi bevi, dai. Poi porta il gruppo a ballare, perché sì, dai. Balla insieme poi dopo. Che è, vi dà fastidio il look della barista, ragazze? Qual è il problema? Sono veramente stupendi. Ragazzi, io non ho, avevo fatto. Mi mancava soltanto la foto amico. Però c'è una cosa: perché vi avevo detto che la nostra avrebbe indossato due abiti, non uno. E prima che la festa termini, la nostra andrà a cambiarsi, ragazzi, ovviamente, no? Ora tutti voi vi starete domandando: vabbè, ma da cosa si sono. No, cioè, perché si sono dovuti cambiare, no? E ora ve lo mostro, ragazzi, ovvio. Vai qui, tesoro. Qualcosa. Potete già vedere da qui sotto, ma io voglio farveli vedere proprio bene. Quindi via, via, via. Sbrigati ad andare dove devi andare, su. Non sono gli unici. Ma sì che puoi salire, dai. Harvey, non rompere le pere. Vai, vai qui. Perché, ragazzi, qual è la novità? Cioè, o meglio, la sorpresa. La nostra... Voleva organizzare il costume vestita da Serenity di Sailor Moon. Scusate, il matrimonio vestita da Serenity di Sailor Moon. Ma ovviamente Harvey ha detto no. Cioè, ma stiamo scherzando? No, non esiste, ok. Rispetto al tuo essere una grande nerd, quello che ti pare, ma io non mi vestirò per il mio matrimonio da principe. Ragazzi, non esiste. Cioè, il mio matrimonio non esiste proprio. Quindi cosa sono venuti, diciamo, a compromesso? La prima parte del matrimonio, quella relativa alla cerimonia proprio, quindi quella un po' più seria, mettiamola in questo modo qui, i nostri avrebbero indossato un vestito classico, ecco, mettiamola, no? Cioè nel senso proprio adatto a un matrimonio, anche se poi quello di Harvey non è che fosse proprio così elegante, diciamocelo. E lei ha detto: ok, va bene. Durante però il ricevimento, quindi la festa, mentre si balla, insomma, così. Ok, va bene. Potevano indossare questi abiti. Guardate lei, ragazzi. Guardatela. Vestita da principessa Serenity. Io ve la dovevo assolutamente far vedere. Quando vi dicevo che abito avrà scelto la nostra Lynette, ragazzi, era per questo, non era tanto per l'altro, ma per questo. Perché sì, e guardate lui, ragazzi. Guardatelo! Olè! Meraviglioso! E vai, ragazzi, è proprio bello.
Ma non solo loro ora sono stati costretti a fare questa pagliacciata, mettiamola così. Ma diciamo i testimoni, quindi eccoli. Abbiamo Akira. Io ve li mostro ora che sono in pausa perché almeno stanno fermi. Abbiamo Jay. E infine abbiamo Miko. Che è, questo è il vestito, uno dei vestiti di Sailor Mercury, ragazzi, per la precisione. E si sono prestati a sta cosa perché, vabbè, è il matrimonio di una nerd, ragazzi. E lei, sì, che poi è così in realtà il vestito. Poi quando ci avviciniamo me lo fa vedere bene. Messo bene, ragazzi, non lo so. Fatto sta, sì, ragazzi, si sono prestati a questa cosa. E lei, vedete, e lei non poteva che esserne felice. Figuriamoci. Anzi, verrà qui e dirà, sia amichevole, dirà, io ti ringrazio così tanto perché tu hai organizzato proprio il matrimonio dei miei sogni, sta dicendo. Quindi si complimenterà per l'abito, ovviamente, dirà, sei bellissimo vestito così, hai visto? Te l'avevo detto che saresti stato bellissimo. E questa cosa, mentre i genitori di Linette si fanno una risata, quelli di Harvey, ma qui scoppierà una guerra. Mio figlio vestito da pagliaccio nel giorno del suo matrimonio. E lui, io ci bevo sopra, non posso sopportare un simile affronto. Lo so. Lo so, miei cari, che volete farci? L'ho fatto solo per te, ma non mi vestirò più da uno dei personaggi dei tuoi fumetti. Siamo sposati, certo che lo farai. Nasconderò i vestiti bene bene nel cassettone. Io li troverò. Ok, va bene, ragazzi. Questo diciamo che è un extra. Il vero, cioè, sì, anche questo fa parte del matrimonio. Però, ecco, ci tenevo, sì, ci tenevo, ragazzi, a organizzare qualcosa comunque che richiamasse la natura, l'indole di Lynette. Anche con questi abiti strani, obiettivamente. Stile cosplay, ecco, mettiamola un po' così. Oh mamma santa, non sembra molto pratica. E quindi forza, tutti in pista, divertitevi. Anzi, io voglio prima fare una cosa, però. Scusate ragazzi, ma io voglio farla assolutamente, fermi così. Che cosa voglio fare? Ve lo dico subito. Passione romantica, selfie romantico manuale, però magari qua. Verrà male, ragazzi, perché è troppo illuminato. E questa è un'altra mod. E io ringrazio Adanai Sims ancora per questa mod. Ragazzi, guardateli. Guardateli! Se... Ma come faccio a non amarli, questi due? Sono troppo, troppo belli. Io li adoro. E volevo fare una foto grandissima, ragazzi. Perché per il matrimonio, ragazzi, una foto grande ci sta. Poi io ora chiudo il video, ragazzi. Concludo l'episodio, ma le ne farò, cioè li bombarderò io di foto. E che dire, io vi ringrazio davvero tanto per aver partecipato al matrimonio di Harvey e di Lynette. Spero con tutto il cuore che vi sia piaciuto, che vi sia piaciuta la location, che vi sia piaciuta questa idea comunque di far indossare ai loro amici e agli sposi questi abiti stile, perché guardate anche ragazzi il retro, cioè dell'abito, guardate. Olè. Fa questo gioco un po' che, no? Però vabbè, era tanto ragazzi, è giusto una cosa così simbolica per omaggiare, diciamo, il lato nerd della nostra Lynette. Spero davvero, dicevo, che la location vi sia piaciuta, che anche come io ho sistemato un po' qui vi sia comunque piaciuto, che gli abiti vi siano piaciuti, insomma, che in generale la festa vi sia piaciuta, anche gli abiti poi degli invitati, perché io ovviamente li ho preparati tutti quanti prima, è stato ragazzi un'impresa, però mi sono divertita tantissimo. Quindi, se l'episodio vi è piaciuto, ragazzi, vi invito a iscrivervi al canale, mettere mi piace e lasciare un commento. Vi ricordo che nella descrizione del video potete trovare tutti i vari modi per contattarmi, programmazione del canale, playlist, link al canale dei miei amici youtuber. Mi raccomando, andate e iscrivetevi, ragazzi, perché ne vale veramente la pena, ma soprattutto il link al forum di The Sims Saga, andate ragazzi e... Iscrivetevi e anche il link, ragazzi, al sito delle creazioni che appunto realizza la mia carissima amica Tati Sim. Perché vi ricordo che questo progetto comunque è nato in collaborazione con loro, con il forum di The Sims Saga e in particolare con la mia amica Tati Sim, che ringrazio sempre, sempre, veramente tanto. Ringrazio tutti loro. Quindi, ragazzi, che dire, io vi auguro un fantastico fine settimana. Fatemi sapere anche com'è andata la Pasqua. Ve l'avevo magari anche chiesto in altri video, però visto che ci sono ve lo chiedo pure qua. Magari per chi segue soltanto la share. Pasqua e Pasquetta, fatemi sapere un po' cosa avete fatto di bello. Vi auguro una buona giornata o una buona serata, a seconda del momento in cui guarderete questo episodio. Vi rimando, come sempre, al prossimo, nel quale ragazzi andremo in luna di miele. Perché sì, è giusto che i nostri si prendano una vacanzetta, no? Dai, voglio dire, mi sembra il minimo. Quindi sì, li aspetta una bella vacanza, ragazzi. Sul Sol Simmers e non